Buonasera amici di M News, quarta puntata di Terzo Tempo, che questa sera vedrà un ospite, io lo chiamo ospite d'eccezione, perché in quanto, siccome è riposato la Libertas sabato, al posto di un ospite della Libertas avremo Osvaldo Stigliano, passato alla Tecler Matera, però ex Libertas, ex anche Avis Borussia, e forse diciamo. No, sicuramente l'elemento di spicco del futsal policorese, diciamo il policorese che ha ottenuto più successi, che ha una carriera forse più lunga. E per quanto riguarda invece l'Avis Borussia, che ha perso nuovamente sabato scorso a Una novità. Genzano di Roma, c'è Eugenio Nucera, portiere della squadra biancorossa, portiere infortunato della squadra biancorossa, che speriamo torni subito sui campi. Buonasera a tutti. Allora iniziamo da Osvaldo Stigliano, che diciamo questa sera è un ospite d'eccezione, perché no, noi qui a Terzo Tempo parliamo sempre di Serie A2, parliamo soltanto delle squadre policoresi. Osvaldo Stigliano è un giocatore policoresi, ma non gioca più nelle squadre policoresi, in quanto passato alla Tecler Matera in Serie B nel girone F. Girone F, dove voi siete adesso terzi in classifica, avete vinto a Caltanissetta Sì, sabato sì. contro la Nissa e avete recuperato 3 punti proprio sulla capolista Cisternino, che è stata invece fermata fuori casa contro la Meta. Allora, innanzitutto Osvaldo, voglio chiedere questa nuova avventura nella tua vecchia squadra, quello che è stato il tuo primo amore del futsal, la squadra che ti ha lanciato all'epoca Iula Matera, adesso Tecler Matera. Come va questa nuova avventura? Tu sei arrivato alla quinta giornata, se non sbaglio, è stata la prima che hai fatto, o No, la sono sesta? arrivato, buonasera innanzitutto, sono arrivato il 6 dicembre, contro il San Michele, la nona giornata. Ma ecco, Sì. quindi vittoria a San Sì. Michele, poi c'è stata la sconfitta col Cisternino, però insomma una nuova avventura che vivi diciamo con grande entusiasmo. Sì, sicuramente ci sono grosse ambizioni. Negli ultimi anni ho giocato da protagonista in squadre importanti dove ho vinto due campionati, quindi avendo avuto questa ulteriore opportunità spero di riconfermarmi e magari portare la Tackler in A2 qualora ci fosse la possibilità. Sì, protagonista nelle due squadre poi di Policoro, perché ricordiamo la vittoria prima nel campionato di Serie B con la Libertas Eraclea, poi l'anno scorso con l'Avis Borussia Policoro. Quest'anno eri ritornato alla Libertas Eraclea, quindi stavi disputando il campionato di Serie A2. Ecco, non ti è costato lasciare un po' il campionato di Serie A2 e tornare in Serie B, magari ora che eri ritornato in una categoria che avevi fatto per tanti anni a Matera? La volontà c'era, poi comunque ci sono state delle scelte e quindi sono passato nella squadra che mi ha cercato di più. Dico sempre che alcune scelte devono essere fatte da entrambe le parti. Siccome non mi sono sentito importante, non sono stato considerato importante e io mi ritengo ancora importante in questo sport, ho pensato di fare la scelta più giusta, che è quella di tornare a Matera. Bene, quindi speriamo che torni in Serie A2 con la tua prima squadra, che poi in realtà Matera è la tua vecchia famiglia, la tua prima squadra. Sì, diciamo che è il mio augurio sicuramente. Me ne sono andato in silenzio da Matera, sono tornato sperando di raggiungere questo obiettivo che vuole la società, e questo è importante e stimolante per me. Noi invece ci auguriamo che magari possa tornare in qualche squadra policorese in futuro, visto che, oddio, Osvaldo ha 38 anni, però fisicamente dopo i problemi al ginocchio credo che adesso sia tutto ok, quindi. Non sono al 100%, però sono sulla via della guarigione. Guarda, non faccio previsioni perché da quando ho lasciato Matera pensavo di non tornarci più, perché volevo finire qui la carriera. Non è stato così, quindi
vediamo quello che succederà l'anno prossimo. Bene, torniamo. Questo è meglio di me, eh? Lui ha 38 anni, io ne ho belli, sono già ridotto così. Beh, adesso ne parliamo con Eugenio, torniamo dopo con Osvaldo, chiederemo anche sulle squadre podicoresi, nel, quello che sta succedendo in Serie A2. E con la Serie A2 torniamo, andiamo a parlarne con Eugenio Nucera, che insomma, se alla mia sinistra un maggiore elemento di spicco podicorese, speriamo che Eugenio Nucera possa seguire le orme di Osvaldo Stigliano. Allora, Eugenio, intanto ricordiamolo, è fermo già da due mesi e mezzo per l'infortunio, se ci vuoi dire. Rottura dello scafoide carpale, quello che avevo già al polso destro mi è capitato al polso sinistro. E ti opererai a fine aprile. Quindi, cambio, sperando. Posticipato di qualche settimana l'intervento, ricordavo dovesse essere un po' prima invece. No, è stato sempre da prima. Beh, ok. Allora, sabato tu eri a Genzano, sì. Eravamo a Genzano, quindi abbiamo visto la partita che ha visto la Cogianco surclassare la Borussia per 6-1, diciamo la verità. Risultato abbastanza netto. Che ci è andato anche bene. Poteva essere anche più pesante. Per quanto riguarda la partita di sabato, sapeva la Vis Borussia, non era una partita dove si aspettava chissà quanti, cioè, di fare punti, diciamo, non era sicuramente la partita migliore per fare punti, però forse si aspettava un atteggiamento diverso, un atteggiamento un po' più forse coraggioso e almeno cercare di limitare il più possibile i danni e cercare di fare una buona partita. Tu invece che squadra hai visto? Sicuramente è stato questo il problema, la mancanza di cattiveria agonistica, quella che non ho visto nei giocatori, e mi dispiace tanto perché abbiamo lottato per arrivare in questa Serie A2 e vedercela sfumare così non è una bella cosa. Loro sapevamo che era una corazzata, erano fortissimi, infatti è impossibile rendere come loro. Noi eravamo 4, però quando manca la cattiveria agonistica, allora non va bene, perché questa maglia bisogna sudarla. Mi è piaciuto soprattutto però la fase difensiva su un giocatore, su un portato, che ci aveva punito sia nella finale di 2 anni fa che all'andata. L'anno scorso, e all'andata il gol, quello sotto l'incrocio, il primo tempo. Sì, invece sì, in questa partita l'ha girata. E mi è piaciuto il comportamento della squadra nella fase difensiva, soprattutto con lui, perché non gli hanno fatto toccare veramente pallone. Infatti non ha fatto nessun gol e nessun assist. È un po' più da attenzione a Ruben, come avevo detto anche sì. Però a proposito di fase difensiva, anche perché sì, noi l'abbiamo seguita la partita, sicuramente la Carlisport l'ha fatta dall'inizio alla fine, però l'Avis ha tenuto fino all'1-2, diciamo, di Lucas in un minuto e mezzo, sì. Ha fatto una doppietta lì un po', poi la partita si è diminuita. Ma secondo te il problema maggiore credi sia mentale? Cioè, all'inizio dell'anno questa squadra era stata costruita per fare comunque una salvezza tranquilla. Anzi, qualora ci fossero state le possibilità, si voleva puntare anche a qualcosa di più. Credi che il problema sia soprattutto mentale? Perché se Genzano è una trasferta difficile, sicuramente non. Qua parliamo di un 6-1 più almeno 5-6 pali colpiti dalla squadra. Credi che mentale? Perché all'andata eravamo quasi gli stessi, abbiamo fatto 5-5, mancava dietro Bertoni, è arrivato Resne, purtroppo infortunato, che però penso che sia una cosa mentale, perché io non me lo credevo. C'erano dei bei presupposti, soprattutto a inizio anno. Mi ricordo che era una squadra dove aveva fase difensiva buona con Scatigna dietro e lo stesso Bertoni, che adesso sta in Serie A, con Renan Pizzo laterale, con lo stesso Sciarnoschi e Goldoni e Cirenza, cioè giocatori che questa categoria la possono fare tranquillamente a alti livelli, non per salvare la squadra. E penso che si sia perso un po' di entusiasmo, e questa è la cosa più brutta. Cercheremo di ritrovarlo e bisogna lottare per questa salvezza.
anche degli scontri diretti, soprattutto con il Rossano e con lo Scanzano, sono a sfavore. Però secondo me, se lavoriamo bene, soprattutto adesso che viene, diciamo, la parte più cruciale della stagione, e dopo la partita del Napoli, secondo me, se riusciamo a fare qualcosa, le opportunità di salvarci, evitando soprattutto i playoff. Se poi vengono, si lotterà nella doppia sfida. In quelle settimane. Va bene, parliamo dopo della, perché adesso c'è la sosta. La Borussia osserverà un turno di riposo la prossima settimana, poi avrà la partita in casa contro la Golden Eagle Partenope, la partita casalinga in questo scontro diretto per la salvezza. Torniamo da Osvaldo Stigliano. E a Osvaldo vorrei chiedere proprio, visto che adesso abbiamo parlato di Avis, l'Avis è stata anche una tua ex squadra, l'anno scorso hai vinto il campionato di Serie B, quindi abbastanza fresco, diciamo. Volevo chiedere a te, sia l'Avis Borussia che la Libertas, come le vedi in questo campionato e se secondo te la Libertas già, diciamo, quasi salva, anche se adesso sta rischiando un po'. L'Avis sicuramente in brutte acque al momento, secondo te se le due squadre poligoresi si salveranno o se avranno più difficoltà, diciamo? Beh, le possibilità ci devono essere, non devono arrendersi, soprattutto l'Avis che è al penultimo posto, ha avuto un cammino difficile sin dall'inizio. Ma secondo te perché queste difficoltà, come dicevo prima con Eugenio, all'inizio la squadra sembrava costruita per fare una salvezza tranquilla, magari cercare anche qualcosa di più, secondo te come mai ci sono state poi tutte queste vicende, le sonore di Suriano? Ma io penso il discorso sia abbastanza semplice: quando cambi quasi tutta la squadra rispetto a quello dell'anno scorso, è normale che ci siano delle difficoltà, poi ci si deve adattare a un campionato con ritmi più alti, qualità diversa, e quindi magari appunto adattarsi sarebbe stata la cosa ideale. Sono state fatte delle scelte diverse, quindi il cammino difficile perché hanno avuto comunque un inizio di campionato, un salita. Sì, calendario difficile. Nelle prime giornate. Quindi è normale che poi quando ti trovi a perdere diverse partite, a trovarti nei bassi fondi della classifica, c'è difficoltà poi per risalire, quando solo l'anno precedente si era abituati a stare a vincere ogni settimana. Questo per me è stato il motivo. Poi è normale che l'esonero, alla fine poi vai a vedere 6 partite perse senza Suriano, sembra 5 se non sbaglio 6 sembra che non è servito a niente, diversi cambi di giocatori, è normale che poi cambia un po' tutto, e quando ti trovi in questa classifica è difficile anche risalire a livello di motivazioni. Poi seguivo il fatto della partita di sabato, sicuramente quella è una partita che non fa testo, sono le altre partite importanti, sì, infatti, quelle che verranno dopo la sosta, se non sbaglio verranno partite più alla portata. Sì, Partenopea in casa, poi c'è Roma-Torino anche in casa, è anche vero guardare avanti ma non sottovalutare Roma-Torino, perché ha fatto un punto, ha rischiato anche di fare punti a Catanzaro, quindi bisogna stare anche attenti dietro sicuramente. Ma la stessa Avis ha avuto difficoltà in casa della Roma Torino, vincendo negli ultimi secondi. Roma Torino in casa abbiamo anche. Sì, sì, sono partite che alla loro portata, ovviamente non bisogna sottovalutarle, rimboccarsi le maniche e sicuramente con un calendario più facile riuscire a recuperare magari più punti possibili, anche se le altre sopra stanno facendo punti, si sono rinforzate. Però mai dire mai. Poi per quanto riguarda la Libertas, al contrario, ha avuto un bel inizio di campionato e poi... Dove c'eri anche tu, lo ricordiamo. Beh, io non si può dire che non ci sono mai stato, perché mi sono fatto male dopo la prima partita e
comunque c'era un... Nel gruppo, diciamo. C'era nel gruppo, sì, quello sì. La prima partita mi sa era proprio un tuo gol, è stato l'episodio. Sì, sì, ma io purtroppo in A2 non riesco più a giocarci, è successo col Policoro, vabbè per una mia scelta sicuramente. È successo dopo la prima giornata che un gol fantasma non dato, proteste, espulsione, settimana successiva infortunio, 2 mesi fuori e poi la scelta di tornare a Matera, comunque non, un po' non è stato sì, un fine anno. Beh, qualora dovessi tornare in A2 con la Tecler resteresti lì o... Guarda, ti ho detto prima che non faccio previsioni perché può succedere di tutto. Quindi non c'è comunque nessun accordo con la Tecla? No. Io sono andato lì per chiudere il campionato, volevano una mano, io volevo rimettermi in gioco e insomma sono lì e sono felice di essere lì. Bene. Torniamo all'Avis, perché adesso c'ha una settimana di riposo. Tu sei comunque presente sempre negli allenamenti, dai una mano così come... diciamo preparatori dei portieri, aiuti i portieri, non ho trovato c'è la Viola ad allenarsi. Dopo la sosta ci sarà la partita, lo scontro diretto, diciamo, con la Golden Eagle Partenope, tra l'altro era stata anche la prima vittoria in campionato, una delle due, poi dell'Avis Borussia Policoro. Tu come vedi, come hai visto la squadra dopo la partita di Genzano, come vedi il futuro del campionato, se come diceva anche Osvaldo prima, adesso arriveranno partite più abbordabili, tra virgolette, però sicuramente da affrontare con la giusta cattiveria e determinazione, quella che ultimamente non stiamo vedendo, quindi pensi che i ragazzi, i tuoi compagni possano riprendersi e adesso in vista del calendario possano iniziare a vincere e risalire la classifica? Ma per quanto riguarda abbordabili sono un po' titubante perché abbiamo il Belvedere fuori casa ed è una squadra che deve... No, parlavo degli scontri diretti in casa con Partenope, Roma-Terrino. Sì. Quelle sì. Ok. Vabbè, sappiamo che il Napoli è una grande squadra, è una buona squadra. C'è stato in settimana, se non sbaglio, l'infortunio del giocatore sì, che è più importante, Campano. Che è Antonio Campano, quindi per noi dovrebbe essere un vantaggio per quello che è, però non è che dobbiamo basarci sugli infortuni delle altre squadre, dobbiamo lavorare noi. Ma tu mi chiedi contro la partita, se devo sperare dopo la partita contro la Coggiango, sinceramente dovrei dirti di no, perché l'atteggiamento avuto in campo non mi è per niente piaciuto. Però io so come lavorano durante la settimana e so che possono dare di più i miei compagni. Vabbè, come dicevo, posso dire che quella partita non va a testo e va bene. Però le partite precedenti, sì, posso dire che a Catanzaro hanno buttato veramente anima e cuore i miei compagni. Quindi anche con l'Odissea, forse. Con l'Odissea siamo stati un po' sfortunati. Il palo all'ultimo secondo di Da Silva con il 3-4-3-2 col Catania. All'ultimo 4-3 col Catania, sono un anno un po' anche sfortunato, posso dire. Però sono fiducioso che la squadra possa raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Sì. Bene, andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati di questa 17ª giornata del campionato di Serie A2 del girone B. Come abbiamo detto, la Vis Borussia Policoro ha perso 6-1 in casa della Carli Sport Coggianco, poi l'Atletico Belvedere è andato invece a vincere 3-0 ad Acireale, 6-3 dell'Odissea 2000 contro l'Augusta, 3-2 del Catania contro la Golden Eagle Partenope, 4-2 del Catanzaro sulla Roma Torino Futsal e 3-1 della Futsal Isola contro la Salinis, per questa classifica che vede adesso l'Atletico Belvedere in testa con 3 lunghezze, 38-35 con la Carli Sport Coggianco, ma ha una partita in più, poi 32 punti per la Futsal Isola, 30 per la Salinis, 27 Augusta, 26 Catania, Acireale 24, Libertas Eraclea 20, Catanzaro 18, Odissea 2016, 15 per la Partenope, 9 per la Vis Borussia, poi un punto per la Roma Torino Futsal. Il prossimo turno vede
L'Atletico Belvedere è impegnato in casa contro il Catania, poi Augusta Fuzza l'Isola, la Libertas Eraclea qui al Pala Ercole contro il Catanzaro, la Partenope contro la Cardi Sport Cogianco, Roma Torino Fuzza l'Odissea 2000 e Salinis a Cireale riposerà l'Avis Borussia Policor. Torniamo da Osvaldo. Allora, abbiamo detto prima del fatto se salite in A2 dove vuoi andare, cioè se resti alla Tecla, vabbè, detto niente è deciso, è tutto aperto, diciamo, per il prossimo anno. Ma per quanto riguarda quest'anno, tu adesso siete a tre lunghezze dal Cisternino, poi il San Michele è un punto superiore, insomma siete lì, adesso avete una partita importante in casa contro l'Ares Ramone. Tu credi che questa squadra possa vincere la Serie 2, la Tecla Matera, la Serie B e andare in Serie 2? Vedi qualche squadra magari che ha qualcosa in più di voi? San Michele ritengo che sia la squadra più forte come organico, anche se è andato via uno spagnolo abbastanza forte. Il Cisternino, e quindi vedo San Michele favorito anche se ha due punti in meno. Però diciamo che il Cisternino, anche perdendo questa partita qua, è una squadra che stranamente si trova lì al primo posto. Ha delle individualità, è una squadra molto veloce, con delle individualità importanti, però sinceramente vedo il San Michele più forte. Noi possiamo essere la terza incomoda e non lo so, penso che possiamo arrivare ai playoff sicuramente, però per il primo posto siamo una squadra molto giovane e esperta. Bisogna avere molta fortuna e bisogna vincere gli scontri diretti, poi arriveranno più avanti. Bene, tu hai vinto già negli ultimi 2 anni 2 campionati di Serie B, quindi se non altro potresti portare fortuna a Tecla Matera, visto che le ultime due. Quando sono arrivato ho detto. L'esperienza lo sappiamo, però magari caravanzia, no? Ultimi 2 anni 2 campionati di Serie B, tutte e due vinti, magari non c'è 2 senza 3, quindi è quello che ho detto ai miei compagni. Guarda, stranamente mi ritrovavo a giocare la partita di San Michele non sapendo nemmeno se potevo giocare perché non stavo bene col ginocchio, e ne è uscita una partita quasi perfetta. Forse i troppi festeggiamenti negli spogliatoi, io ho detto loro negli spogliatoi, io non ho mai festeggiato dopo una partita di campionato, ho festeggiato alla fine quando ho vinto il campionato, e magari quello abbiamo pagato a caro prezzo per la partita successiva col Cisternino, ed ecco perché dico che essendo una squadra molto giovane, perché abbiamo un 84, un 86, parecchi 89, 90, 91, cioè come squadra forse la più giovane del campionato, forse lì potrebbe peccare, però vediamo, adesso ci siamo rimessi in carreggiata, 3 vittorie consecutive, adesso abbiamo 3 scontri abbastanza importanti, giochiamo in casa col Mola, poi andiamo di nuovo a Palermo col San Isidoro, in casa col Mita, queste 3 partite ci possono dire dove possiamo arrivare. A proposito di festeggiamenti, delle ultime 2 stagioni vinte, Travis Borussia e Libertas, qual è stata la stagione che magari ti ha dato più emozione? Qual è stata la vittoria più bella? Se vuoi rispondere, Eugenio non fa niente. No, ma io rispondo tranquillamente perché è la verità. L'anno scorso è stato quello più bello, ma per un semplice motivo. Io ho concluso la stagione di 2 anni fa infortunato, e quindi non c'è stato modo per festeggiare. Poi ci siamo trovati a cavallo con la finale hit, poi l'entusiasmo, molte sì, sì sì sì, poi l'entusiasmo sicuramente c'era più organizzazione a livello di spettatori, di tifosi, sì. Quello mi ha sorpreso, i festeggiamenti sul camion per me è stata una cosa nuova, tu che sì 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 sì, quindi non posso dire il contrario, cioè sicuramente l'anno scorso è stato più bello per come è finito.
senza dubbio. Non devo quindi, assolutamente, no, dico la verità. Vabbè, ogni campionato ha la sua storia, sì. Ogni vittoria sì. Ha la sua. Ma nemmeno stavo a Matera, quindi la tengo a Matera. E quello dell'anno scorso per me è stato il più bello per come si è concluso dopo la partita, per i festeggiamenti e tutto quanto. Bene, torniamo da Eugenio, che a quale auguriamo di vincere gli stessi campionati. sarebbero tanti. Eugenio, voglio chiedere, tanto abbiamo parlato di futuro, adesso c'è anche questa, ci sono 2 settimane per allenarsi bene, i tuoi compagni tu li aiuterai ad allenarsi, e volevo parlare proprio delle tue condizioni fisiche, diciamo personali, quanto pensi adesso ad aprile ti operi, non so tu come stai mentalmente, se ti male, sicuramente ti manca il campo, diciamo, anche perché avevi iniziato quasi da titolare, stavi giocando sì. Tutte le partite. Sì, poi anche stavo giocando tranquillamente, mi sentivo bene in squadra. Ho trovato la continuità che mi mancava da quando ho iniziato a giocare qui. Sinceramente, vabbè, per la, no, da quando, quando pensi poi di rientrare? Sicuramente la prossima stagione. Diciamo che l'intervento, il dottore mi ha detto che devo stare un anno fermo dall'intervento. Io spero almeno 6-7 mesi, così per ottobre almeno riuscirei a ritornare in campo. Però bisogna vedere dopo se le complicazioni, perché è un osso un po' complicato e si può rompere di nuovo appena dopo un piccolo sforzo, alzando un peso o qualsiasi cosa. È un osso molto fastidioso. Il problema è che ho questo stesso ho la rottura dello scafoide sia a sinistra che a destra, quindi non è una cosa semplice, ne vale anche il mio futuro in senso lavorativo, e quindi devo valutare bene se decidere a giocare ancora, quindi devo vedere almeno, speriamo. Sì, speriamo di sì, perché pure io voglio giocare, però a 20 anni perdere 2 mani non è bello, però no, diventare dirigente a 21 anni è una cosa brutta, sì, però una grossa non posso perdere 2 mani a 21 anni, ecco perché c'è da riflettere, devo vedere come va la terapia, quindi poi l'anno prossimo con calma. Adesso, cioè, una cosa che ho imparato quest'anno è da Giovanni Cospito, che mi dispiace tantissimo, non si è operato alla tibia, ha avuto lo stesso problema la prima partita in amichevole, si è rotto di nuovo, quindi queste cose vanno curate. Altro, Giovanni Cospito, lo ricordiamo, dell'Avis Borussia Policoro, si pensava di riaverlo per fine stagione almeno, invece, ma a quanto pare è sempre più difficile il suo rientro. Quindi queste cose vanno trattate con cautela. C'è tempo per tornare in campo se sei giovanissimo. Quindi. Bene, ringraziamo Eugenio Lucera per essere stato qui con noi. Auguriamo che l'Aves si possa riprendere il prima possibile. Sì. Ringraziamo Osvaldo Stigliano, ospite d'eccezione questa sera. Auguriamo di vincere il campionato di Serie B con la Tecler e ritrovarci magari in A2. Grazie, ripeto, come ho detto all'inizio, magari ritrovarlo in una squadra policorese, però non da comunque, lo speriamo. Ringraziamo, la settimana prossima, come abbiamo ricordato, l'Avis Borussia Policoro riposa, mentre la Libertas Eraclea giocherà in casa contro il Catanzaro, quindi alle ore 15:30 nella nostra, in questa bella struttura che è il Pala Ercole. Invitiamo tutti i policoresi e non a venire a vedere la partita della Libertas. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con Terzo Tempo, e buona serata a tutti.